Oggi sto testando le ASICS Gel Nimbus 26. Una scarpa di 285 grammi nella mia misura 10 US, 10 grammi in più della precedente, 8 mm, 41,5 nel posteriore, 33,5 nell'anteriore. Abbiamo una tomaia con struttura a doppio mesh, modificata con un'erezione migliore nell'avampiede, calzata secondo me più confortevole della precedente, la linguetta rimane molto elastica, la zona del tallone è molto coccolata con una notevole imbottitura, abbiamo una protezione anche del tendine d'Achille, nell'intersuola schiuma FF Blast Plus Eco, secondo me è leggermente più dura della precedente. Abbiamo sempre l'inserto Pure Gel sotto il tallone, che conferisce maggior morbidezza soprattutto a chi appoggia punto di tallone. Nel battistrada troviamo Hybrid ASICS Grip, un battistrada di gomma dura per tutta la lunghezza della scarpa, nella parte posteriore solo ai lati. Offre un ottimo grip su tutte le superfici. Diciamo che la Gel Nimbus 26 mantiene le caratteristiche del modello precedente, una daily trainer, una scarpa pensata per le corse lente di tutti i giorni, per gli allenamenti rigeneranti, fino a un peso di 85 kg, con la quale possiamo correre tanta strada, a lungo, in grande comfort. La calzata è veramente il punto forte, però attenzione perché non è troppo ampia. È stata cambiata l'intersuola, la schiuma secondo me è più dura e garantisce una risposta differente, a me piace molto. La consiglio come scarpa da tutti i giorni.